Nell'ultimo periodo ho ricevuto sempre più spesso vostri commenti dove mi chiedevate di farvi vedere un pochino di più Roma. È vero, vivo in una città stupenda e probabilmente su YouTube sono pochi quelli che la fanno vedere, almeno con costanza. Unendo quindi il mio desiderio di esplorare e di scoprire le piccole perle che sono disseminate in giro per Roma con il vostro desiderio di vedere un pochino di più della città eterna, mi sono dato da fare e ho trovato tantissime piccole cose da vedere a Roma. Ovviamente non sono presenti grandissimi monumenti come il Colosseo, l'Altare della Patria o il Vaticano, ma sono presenti solamente piccole perle situate a volte nei dintorni di monumenti più importanti, che sicuramente tra tutti i luoghi stupendi presenti a Roma sono quelli meno conosciuti e probabilmente meno apprezzati. Cominciamo bene la mattinata. 7 minuti fa dovevo stare sotto casa di un mio amico. Sono in ritardo solamente di 7 minuti, ma ne mancheranno altri 10, quindi dai, scusa il ritardo. Buongiorno. Stiamo bene, salendo mi si è strappato il pantalone. Vabbè, famo tu, cambio il pantalone, mi prendo a prendere il foglio con le tappe. Foglio preso. Adesso tocca riandare. Adesso che abbiamo sincronizzato un audio inesistente, siamo in zona Fontana di Trevi. È bello che ogni volta che giro mi sento un turista anch'io facendo riprese e video a cose che ho già visto. Sì, sì. Tu sei la guida turistica ormai in questo momento. Io queste cose, i vossi qua del centro, non li conosco per niente in realtà. La prima tappa è saltata. La prima tappa è stata un fallimento totale. Praticamente c'è un bar sul rooftop che dà direttamente su Fontana di Trevi. Vi lascio anche l'indirizzo se mai voleste andare. Apre alle 6. Apre alle 6. Sì, ok. Anche se in realtà mi sembrava che qualcuno ci fosse da sotto, magari solo per i clienti dell'hotel. Alle 6 è pubblico. Secondo me se quello non ci fermava potevamo salire. La tipa lo diceva di andare dritto e non farsi no. Se non volete andare alle 6, attenti al signore che vi guarda mentre passate davanti alla reception. Se andate dritti e salite le scale ci si può arrivare, è molto figa la vista. E comunque aneddoto divertente da vedere alla Fontana di Trevi è il fatto che ci sia posizionato questo vaso proprio davanti a questo negozio, che anticamente era un negozio di un barbiere. Bene, questo barbiere sfotteva tutti quanti gli operai che costruivano la fontana dicendo che la fontana fosse brutta, e di contro per fargli un dispetto gli venne posizionato questo vaso proprio di fronte al negozio, così che nessuno dalla sua vetrina potesse poi ammirare la fontana. Altra piccola chicca, proprio sotto al vaso c'è la fontanella degli innamorati, la cosiddetta fontanella degli innamorati, perché spruzza in due direzioni diverse. Piccolo consiglio, provate a passarci quando la fontana non è così tanto popolata. Passare in mezzo a tutta quella gente non è mai facile, tra persone che si fanno le foto e altri è sempre un casino. Seconda tappa, zona Pantheon. Andiamo a vedere una roccia molto particolare che ha dietro una storia simpatica. Piccola raccomandazione per chiunque volesse venire in motorino al Pantheon: i parcheggi neanche per i motorini si trovano. No, in realtà ce ne sono tanti, solamente che sono tutti occupati, quindi fermatevi 20 metri prima al posto che fare tutto un giro incredibile. Importuniamo anche le turiste che si arrabbiano. No, comunque dobbiamo andare di là. E questa bellissima roccia, che a qualsiasi persona sana non direbbe nulla, situata vicinissimo al Pantheon, nel vicolo della Spada d'Orlando. Il nome del vicolo. Ed è la roccia dove si narra Orlando avesse provato a distruggere la propria spada. Secondo me quello è anche il segno della spada, guarda. Praticamente questa roccia sarebbe la base della colonna che Orlando ha provato a tagliare per distruggere la propria spada prima di morire con in battaglia. Con la sua durlandana. Esatto, spada indistruttibile, quindi non si sa perché ha fatto questa cosa. Questa è la base della colonna che è stata distrutta dalla sua spada e lui voleva distruggerla prima di morire in battaglia. Che da Rocca Madur si è ritrovata qua a Roma, ha tipo aperto un portale interdimensionale. In questa pietra, vicino a questo palazzo, totalmente a caso. E il bello di Roma è che passi per queste cose, io mi ci sarei seduto e probabilmente ci avrei fatto pesciare sopra il cane. È una colonna di importanza storica che dà anche il nome alla via, fighissimo. Che poi anche qui arriva l'acqua vergine. Acqua vergine che, per chi non lo sappia, è l'unica acqua di un acquedotto ancora portato acquedotto del tempo dei Romani. Sì. È lo stesso acquedotto che dà l'acqua alla Fontana di Trevi e fontane limitrofe come questa fontana. Terza tappa, siamo vicino al Campidoglio. Questa è una bellissima terrazza di Roma. In realtà è una vietta dove non passa nessuno di solito e non ci sono mai andato. In realtà veniteci perché avete una visione di Roma stupenda. Quello laggiù in mezzo è il Vaticano. Quante cupole riconosci di oltre il Vaticano? No, io, solo il Vaticano. Io sono il Vaticano. Non so quella là in fondo, quella là grande. È quello il Vaticano. Ah, io penso fosse questa qua davanti. Siamo messi bene. Possiamo vedere che storia dell'arte io non ho mai studiato bene. Quello è il Teatro Marcello. Da lì dietro inizia il ghetto ebraico, che tra l'altro, secondo le statistiche, secondo molte persone, è la zona più sicura di Roma. In base a cosa? In base all'altissima quantità di auto e di pattuglie presenti del carabinieri e polizia. Tutta la zona è praticamente videosorvegliata. È la zona con minor percentuale di criminalità. Bells will ring, ting-a-ling-a-ling, ting-a-ling-a-ling, and you'll sing it a bell. Comunque stavo ragionando sul fatto che io, facendo riprese, riprendo spesso un sacco di persone, no? Immaginati quante volte becchi quello che sta con l'amante, o magari ha detto alla moglie che stava da un'altra parte.
Se passate per il Campidoglio fatevi le viette dietro, perché c'è una visuale sui fori che è stupenda. La Lupa Capitolina è un pochino come la Gioconda. Ti sembra grande, poi la vieni a vedere è minuscola. Vabbè, che questa è una riproduzione, però è uno a uno. Non capisco perché ci sono dei adolescenti che saltano sulle scale davanti alla chiesa. Ah, fanno uno schifo pure dei gradini. Allora, avevamo fame, abbiamo interrotto un attimo il tour per mangiare. Siamo venuti a Re di Roma a prendere soufflé, arancini e altra roba. Io ho preso un bel arancino a cacio e pepe, un calzone con, che hai preso? Wurstel tipo, e l'arancino non mi ricordo con cosa. Potrebbe essere la fame. Ci è saltata la colazione vista Fontana di Trevi e quindi siamo trovati a Re di Roma con gli arancini. Mamma mia, magari parla la fame, però... La fame a pecca. Sembrano dog. Sì, infatti stavo per dire, cioè sembra più una cosa americana. Vabbè, era meglio un altro arancino. Ma come è bollente. Nuova tappa Villa Aldo Brandini, siamo proprio accanto a Via Nazionale e ci dovrebbe essere una vista molto bella sull'altare della patria. Non pensavo si potesse accedere liberamente. Boh, io, può darsi mio padre mi aveva portato a fare sempre uno dei suoi giri e io ovviamente non mi ricordo niente. Però. Ho sempre visto da sotto che c'era tipo un parapetto dove ci si poteva affacciare, ma vale. Che bello! Like a tarantella. Cioè veramente siamo nel cuore di Roma e c'è questo parco sopraelevato, 10-15 metri sopra la strada. Cioè guarda questo cespuglio di rose, Edo. Cioè veramente qua per farsi tipo le foto di Instagram. Pischelle romane, dovete venire qua. No, Edo, avamposto da ricognizione. Questa è Via Nazionale. Saremo tipo a 10-15 metri sopra. Però di là c'è la vista più bella secondo me. È pieno di statue e di busti tutti senza testa. Sono stati tutti vandalizzati o li hanno fatti senza testa. Adesso se ne trovi uno con la testa vuol dire che ti altri. Là c'è un busto a metà. Cioè, quello è un mezzo busto. When the stars make you drool just like a pasta. Questi sono i grandissimi poeti romani. Da quassù c'è una vista stupenda. Ti senti tipo il re della piazza. E il 90% delle persone sotto non sa minimamente che qua ci si può salire. Anche questa chiesa è carina. Vabbè, il parco in realtà è molto molto piccolo. C'è pochissima gente però, perché probabilmente lo conosceranno solo i signori che lo popolano. E basta, andiamo alla prossima tappa. When you walk in a dream. Ok, l'ultima tappa. Leo responsabile. L'ultima tappa è a Piazza Vittorio Emanuele II. Siamo nella zona vicino alla stazione Termini. E qui ci dovrebbe essere una cosa molto molto interessante da vedere. Sempre se la troviamo. Però è tipo fighissimo, veramente un parco stupendo. Segui il bianconiglio. Diciamo, se mi infilo qua dentro esco più io. Ma si può entrare? No, sì. Finisce là, però. Col buio fuori sembrava molto più grande. Il gatto nero sotto la porta alchemica. Allora, non ho capito perché non ci si può avvicinare. Questa dovrebbe essere la porta nella quale sono contenuti tipo la formula. La pietra filosofale, non sì. Del genere. Quindi o non vogliono farci leggere come si fa la pietra filosofale e ci hanno tipo sbarrato. Poi io premesso non ho visto Harry Potter, quindi non so di cosa stiamo parlando esattamente. No, zio, la pietra filosofale non c'entra niente. C'è in Harry Potter. No. Non c'è in Harry Potter. Sì, ma non c'entra niente. È una cosa che non è che è andata con Harry Potter. Cioè, tu pensavi fosse andata con Harry Potter? No, era una battuta, però non lo sapevo. Cioè, pensavo fosse una cosa a caso. Niente, ci tengono lontani dalla porta, che qui viene chiamata poi porta magica e non porta alchemica. Mm-hmm. Se passate qua di notte, scavalcate e provate a leggere la formula per la pietra filosofale. Questa è casa del gatto nero. Però che carini a fare le cuccette per i gatti. Perché mi fai vedere cose con conosco di Roma, io a posto. Oh, grazie. Ciao. Ci vediamo. Roma in realtà è gigantesca, quindi sono presenti ancora tantissime altre tappe sul mio itinerario e probabilmente questo itinerario non finirà mai di crescere. Ragion per cui ho deciso che queste altre tappe faranno parte di una serie di altri video che usciranno una volta a settimana sulla scoperta di Roma. Ogni settimana obbligherò uno dei miei amici a farmi compagnia in questi giri e sto cercando anche un modo per coinvolgere voi in prima persona. Per adesso mi potete scrivere sia nei commenti che in DM su Instagram alcune delle tappe che potrei introdurre in questi tour, dato che l'ultima tappa in ogni video sarà una tappa scelta da voi, così da movimentare un pochino il nostro rapporto e includervi un pochino di più nei video. Se vi state chiedendo se da adesso in poi si parlerà solamente di Roma sul canale, no. È vero, un video a settimana sarà dedicato a far questo, ma dato che fino ad adesso ho fatto solamente un video a settimana, da adesso in poi ne saranno presenti due. Fatemi sapere se l'idea vi piace, potremmo replicare la stessa cosa in altre città italiane o, non so, in giro per il mondo. Per adesso ci concentriamo su Roma, dato che ha tantissime cose ancora da vedere. E niente, datemi una mano nel caso sapeste dei luoghi che possiamo includere nei prossimi video e ci vediamo al prossimo video. Piccolo spoiler, la serie includerà tutti gli youtuber italiani che conosco che passeranno per Roma. Ce n'è già qualcuno pronto sul calendario, mentre qualsiasi altro creator stia per passare per Roma, si aspetta il mio messaggio. That's amore.